radio2pod.rai.it. Good morning, Italy! My name is Aram Kian e sono italiano. Quella che vi racconto è la storia di un italiano. Ve la racconto io, che sono Aram Kian nella vita e anche nella finzione radiofonica. Ve la raccontano Tatiana Lepore, che sarà Carmen, e la maestra Simeoni, Simona Nasi, che sarà la professoressa Colombo, Manuel Bruttomesso, che sarà Davide, e Giovanni Vaccaro, che sarà Ludovico. Questo sceneggiato è curato da Caterina Olivetti e da Emma Caggiano. Le scenofonie sono di Roberto Tarasco, la regia di Gabriele Vacis. Seconda puntata. Gli adolescenti sono delle bestie, sono crudeli dappertutto, ma a Sinago Milanese di più. E alla periferia di Sinago Milanese sono dei veri e propri criminali. I peggiori però arrivavano dalla Madonna in campagna, case Jescal. Per loro, noi di Sinago City eravamo la zona bene. Sinago City per quelli di Madonna in campagna era via Monte Napoleone. Per quei Terminator, in 50 Malaguti taroccato, tu eri un pariolino. Ehi, tu, ma che c'hai da guardare? Chi? Io? Come ti chiami? Chi? Io? E con chi ti pare che sto a parlare? Aram? Arche? Aram. Che nome è? Armeno. Arche? Armeno. Ah, Armeno. Al più, Armeno. Ah, oh, staterone di Roma. Roma ladrona. Non ti insultano mica perché sei iraniano. A Sinago City basta essere di Roma per essere terone. Roma ladrona! Lasciatelo stare, no? E questa chi sarebbe? Oh, sono Miss Sinago City, Neanderthal Man. Oh, Miss Sinago City, me lo ciuccio! Finisci la frase, Neanderthal Man, e ti rispedisco a Madonna in campagna con una sberla. Ma guarda questa! Guardami tu, Neanderthal. Gira quel 50 taroccato e sgomma la volta di Madonna in campagna, che sennò ti ci spedisco con una sberla. E Neanderthal l'ha guardata. Ha acceso il 50 taroccato ed ha sgommato la volta di Madonna in campagna con la coda tra le gambe. Come hai detto che ti chiami? Ehi, Aram! Aram ti chiami, no? Sveglia! Oh, sono terrona anch'io, mi chiamo Carmen, enchanté. Se ti molestano ancora fammi un fischio. Lo diceva la Lega Lombarda, il terrone è una razza bastarda, Roma ladrona. Quando è nata la Lega, Roma ladrona, il terrone è una razza bastarda, la Lega. Beh, sono nati lì, a Sinago City, e l'insegnante di storia e geografia, professoressa Colombo, era il capo della Lega nascente. Stamattina interroghiamo. Khomeini, alla lavagna. Chiana Ram, professoressa. E io che cosa ho detto? Vai alla lavagna, Khomeini. Oh, ma mi capisci quando parlo? Ma voi che lingua parlate in casa? Arabo? Almeno questa ti chiamava Khomeini. Storicamente e geograficamente parlando, sempre meglio di Gheddafi. Viva l'Italia, l'Italia che resiste, l'Italia che lavora. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, domenica 12 dicembre 1984. Carmen, Ludovico e te dal 12 dicembre del 1984 siete fratelli di sangue. Quella domenica lì, Ludovico t'ha cavato un occhio, Carmen non è scappata e da allora siete fratelli di sangue. Ludovico aveva avuto l'ideona, Scartocci con lo spillo in punta, prima arma in dotazione ai microcriminali di Sinago City. Ludovico aveva avuto l'ideona e te l'avevi realizzata, come sempre. Appuntamento alla mezzaluna dopo Supercar, freddo polare. Voi tre più Davide, molla, mista mano. Poi c'era Massimo che correva come il vento. E poi c'erano i gemelli bianco, vestiti uguali. Prima squadra, Ludovico, i gemelli, Carmen. Seconda squadra, Massimo Vento, Davide, mano di bava, te. 4-3, ma non importa, dai, tanto Carmen è femmina, non conta. Aia, scema, ma hai visto dove mi hai beccato? Nel sedere. Chiedi scusa. Che ti chiedo io? Allora beccati questo. Che mi prego. Fate, poi le tirate addosso. Ma che cavolo è stato? Aram. No. Le tue preghiere, no. Maomettano, sei morto. Fuori tutto il mio corpo, effetto speciale, rivoltato, tutto fuori, taglio da cui sono uscito, guarda quanto sangue, solo che questa volta esce proprio dall'occhio. Cristo, dice Massimo e scappa come il vento. Scappano anche i gemelli, simultaneamente. Davide esita. Vorrebbe dire qualcosa, invece se la dà le gambe anche lui. Restate voi tre. Aram, ti fa male? Mi viene da vomitare. A Ludovico vengono le lacrime agli occhi. Che ti pigli adesso? Deficiente? Hai visto che hai fatto? Lo scartoccio ti pende lungo il naso. Non capisci se si è piantato nella palpebra o direttamente nella pupilla. Carmen apre un fazzoletto, avvolge lo scartoccio con cura e strappa.
Ti ho fatto male? E le vomiti sulla giacca vento rossa nuova di zecca? Amira, Aram, ma sei una fogna? La cloaca Max, guarda qua che schifo, un bozzo nero. Tu che fai, deficiente? Ludovico, e dai. Ma che devo fare? Ludovico è paralizzato, continua a piangere in silenzio. Ma che fai, cretino? Ma tieniti la fronte. Dal 12 dicembre dell'84 ho un ematoma permanente sulla palpebra e una macchietta marrone di fianco alla pupilla. Da quel giorno tu, Ludovico e Carmen siete fratelli di sangue e il 12 dicembre è il vostro compleanno. Viva l'Italia! Viva l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura! L'Italia che non ha paura! Viva l'Italia! L'Italia che si dispera! L'Italia che si innamora! Sì, perché l'Italia si innamora anche a Sinago City! Si innamora alla faccia della Lega! Si innamora alla faccia della professoressa Colombo! Si innamora! Se hai 15 anni, prima o poi l'amore arriva! Arriva, arriva, arriva! L'amore per la mamma! L'amore per Bobby, che per pulirlo abbiamo dovuto tosarlo! L'amore per il tuo Big Truck, car armato, programmabile Mattel! Stessa fabbrica di Big Jim! L'amore per il tuo Big Jim! L'amore per il tegolino quadrato mulino bianco come lo facevano fino all'83, la girella, l'amore per la girella, la morale è sempre quella, far l'amore con girella. Aram, ma quante girelle hai mangiato? Fa malissimo la girella, l'amore per tutto quello che fa male, per tutto quello che è pericoloso, Ludovico, Ludovico Castiglioni. Aram, non voglio più vederti con quello là. Ma papà, è Ludovico Castiglioni. Dai alla larga da quello. Ma papà, Ludovico è figlio dell'avvocato Castiglioni. Gli avvocati sono parassiti. L'amore che diventa passione, intensa, logorante, Ludovico Castiglioni. E tutti i figli degli avvocati si drogano. L'amore che non distingui dall'ammirazione. Non voglio più vederti con quel figlio d'avvocato. Capito, robot? Ludovico si fa la barba per la festa dell'ultima sera. Ludovico piace prepararsi. Tu e Ludovico avete la stessa età, 15 anni, ma lui sembra vestito anche quando è nudo, ha la pelle bianchissima, bianco. E tu, Pistolino, mi spiace dirlo, sei basso, peloso e nero come un tiramisù splafonato. Almeno fossi nero come una sacher, alta, come un senegalese. Insomma, nudo davanti a Ludovico non ti ci metteresti mai. Ehi, Pistolino, bello mio, ma non hai niente da fare? Tirare dentro gli sci di scarponi che saranno asciutti, no? Ok, adesso vado, calma, calma, calma. Però non ti schiodi da lì, seduto sulla tazza del cesso a guardare Ludovico, nudo, come un gladiatore che si prepara per l'ultima sera della settimana bianca. Bianco, neve, sciare sulle piste, l'ultima sera, serata in discoteca senza professori. Vacci piano stanotte, Pistolino, hanno finito la candeggina. Ludovico, sono 5 anni che non bagno più il letto. 5 anni! Ah. Già 5 anni che non la fa più a letto, datemi un premio! Ho smesso di farla a letto a 10 anni! Ludovico è un imitatore diabolico. Oh, Pistolino, ti ricordi quella volta alle elementari quando l'hai fatta a letto l'ultima notte della settimana? Ludovico! E la Simeoni non importerà, basta che metti la lenzuola da una parte! Ludovico! E per un attimo senti che stai per ricominciare a fartela addosso. A 15 anni Ludovico sorride allo specchio. Ludovico, neanche una drag queen sta davanti allo specchio tutte ste ore. Ehi, Pistolino. Che poi neanche ce l'hai la barba. Pistolino, ti prego, vuoi farti la Carmen stasera? Oh sì, Carmen, Carmencita mia. E sai che anche stasera lui si filerà la Carmen, mentre te... Ma com'è possibile che l'espressione basso, peloso e nero ti vada tanto a pennello? No, 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 dai, ci deve essere un altro te stesso, alto, biondo, desiderabile, ed è appena qui, sotto la prima pelle, basterebbe un piccolo apriscatole, un apripelle. Senti, Pistolino, e se andassi a illuminare di immenso qualche altro posto? Un uomo ha bisogno della sua privacy, chiaro? Ok, ok, sayonara, auf Wiedersehen, goodbye, bye. Bye, 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 ma proprio non ce la fai a uscire da quello stramaledetto cesso. Allora, Pistolino, povero bigolo sbigato negro, dico sul serio, telare, telare, via, telare verso nuove avventure, tu, Alibaba e 40 ladroni. Ma niente, niente, ancora non ci riesci a sturarti da quel cesso, ma perché? Perché? Perché ti amo, Ludovico Castiglioni, ti amo e ti invidio. Vabbè, dai, andiamo, Pistolino, andiamo che stanotte ti faccio perdere la verginità. Sì... Sì, sì, Ludovico Castiglioni, fammi perdere la verginità, fammi tuo, strusciami, strusciamo come due struzzi, struzzami, come ti struzzi la Carmen, e lei, lei che si muove appena appena gli occhi, proprio come una diva, la diva del sabato sera, c'è chi dice una strega, tanto lei se ne frega i giudizi degli altri, non fa neanche una piega, quello è il maschio più bello, non toccatemi quello, ma il maschio più bello sei te, Pistolino, è te che vuole, è te che punta come un missile cruiser puntato su Baghdad, come un Jumbo 747 puntato contro le Twin Tower, sei te che vuole, balla. Balla, 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 tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, e anche te balli e Carmen ti guarda, guarda te che balli, ma te non hai mai ballato, Pistolino? Ehi, Ludovico, guardalo, guarda Ram, ah, sto ballando,
Ma cosa gli hai fatto prendere, Ludovico? Ma niente, cosa vuoi che gli ho dato? No, no, qualcosa gli hai dato. Vabbè, mezza pasticchetta. Ma lo sai che Aram non è abituato. Davide, ti prego, toh, prendine mezzo anche tu. Ma guardalo, Ludovico, guardalo. Sembra te, guardalo. Guardami, guardami, Carmen, guardami, anch'io ballo, guardami. Come divento alto, biondo, con gli occhi azzurri e bianco. Bianco e nero, grigio, olivastro, verdastro, verde, verde acqua, verde mare, verde azzurro, blu, 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 come i puffi, rosso, come i comunisti, giallo, come la pipì. Ah, oddio, oddio, calma, 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 devo concentrarmi. Sì, che se mi concentro bene, 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 la posso tenere, sì, sì, posso farcela. No, no, e se poi scappa, cosa faccio se poi scappa? Devo concentrarmi più forte, che se mi concentro bene, 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 anche se scappa, posso inglobarla tutta nelle mutande, tutta nei pantaloni, sì, tutto l'odore dentro i pantaloni. Carmen non sentirà niente, nessuno sentirà niente, nessuno deve sentire, nessuno deve sapere. Ma, Aram, ma che è tutto sto umido? Niente, Carmen, niente, vieni qui, abbracciami. Ma come, dai. Ma che abbraccio, abbraccio? Ma sei tutto umido? No, 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 ti stai sbagliando, dai, ma, dammi guarda, un bacio. Ma guarda, guarda, no, ma guarda, aspetta. Sti negri, ma, no, ma vai, Carmen. Ma devi andare. No, 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 aspetta, ma, Carmen, ma, aspetta, ma, Carmen, no. Sì, signora maestra. Hai fatto tutto? Sì, signora maestra. Hai lavato i denti? Sì, signora Alla maestra. Alla faccia? Sì, signora. Alle orecchie? Sì, signora maestra. Hai fatto tutta, 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 tutta la pipì? Sì, signora maestra, l'ho fatta tutta, Ludovico Castiglioni. Non vedo i suoi occhi azzurri, ma li sento. Io amo te, Ludovico Castiglioni. Amo la tua perfezione. Ti invidio perché voglio essere come te. Voglio essere te. Te che non te la fai sotto. Te che vieni giù carezzando la pista meglio di Alberto Tomba. Te che sei l'eroe della settimana bianca. Te che fai ridere tutti quanti con l'imitazione della signora Simeoni. Oh, raga, raga, la signora Simeoni, la vecchia maestra delle elementari, ve la ricordate? La signora Simeoni. Oh, raga, raga, e quando Carmen gli ha messo la mano nei pantaloni, Aram era già venuto. La signora Simeoni, che è uguale spiccicata alla professoressa Colombo. E che vieni la prima volta che una ragazza ti mette le mani nella patta, pistolino può anche starci. Ma che subito dopo le pisci in mano, no! È troppo! Carmen! Carmen, Carmen, sono tutte uguali, maestre, professoresse, Carmen, tutte uguali. Ludovico Castiglioni sfila in camerata e tutti quanti dietro a ridere, a incoraggiarlo, a fare il tipo. Ludovico, 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 Ludovico! Ragazzi, ragazzi, adesso basta! E che cos'è questo baccano? Su! Tutti a dormire che è tardi, Anche te, Ludovico. Ma devo andarci da solo a dormire, professoressa? Dai, potrei essere tua madre. Dai, dai, dai la buonanotte ai tuoi compagni e fila a letto, su. Sì, ok, va bene, professoressa. Buonanotte, compagni. Ecco. Buonanotte, professoressa. Bravo. Okay. Ludovico Castiglioni, che sei così lontano da me, che ho paura di muovermi, di parlare, di ridere, anche solo di respirare. Ho paura di tutto, paura e vergogna, vergogna di avere paura e paura di avere vergogna. Perché non sono te? Rispondimi. Perché non sono te? Scusate, scusate, volevo dirvi che la storia che vi ho raccontato è la storia di un italiano e ve l'ho raccontata io, che sono Aram Kian nella vita e nella finzione radiofonica, e ve l'ha raccontata anche... Tatiana Lepore, che è stata Carmen nella maestra Simeoni. Esatto, e poi anche... Simona Nasi, che era la professoressa Colombo. E poi c'era... Manuel Bruttomesso, che io sono sempre, sempre Davide. Infatti, poi c'era... Giovanni Vaccaro, che è stato Ludovico. Questo sceneggiato è curato da Caterina Olivetti e da Emma Caggiano, le scenofonie sono sempre di Roberto Tarasco e la regia è sempre di Gabriele Vacis. E niente, magari ci risentiamo domani. Domani ci sarebbe la terza puntata, che nella terza puntata poi succede che beh, no, non vi voglio anticipare più di tanto quello che succede nella terza puntata, perché non vi voglio dire questa cosa. Radio2pod.rai.it